Quindi in qualche modo le neuroscienze stanno dimostrando quello che aveva già suggerito Marshall McLuhan, vale a dire che i media sono delle estensioni del nostro sistema cognitivo. Senza dubbio, d'altronde in alcune professioni è difficile immaginare l'operatore, la persona al di fuori del sistema in cui agisce. Un paragone classico, diciamo, è l'operatore di borsa, di mercati. Senza i suoi computer non potrebbe più operare, data la rapidità dei tempi decisionali e dei movimenti di borsa. Insomma, a volte questo può essere anche un limite, perché naturalmente su tempi così rapidi si può incorrere in errori e in vendite o acquisti che non sono motivati. Crolli Però di borsa sì, anche. però insomma in tante situazioni, ma persino diciamo nelle neuroscienze, noi ci rendiamo conto di che cosa stanno facendo alcuni neuroni in quanto ne stiamo osservando l'immagine virtuale su un computer e allora decidiamo di intervenire su quei neuroni. Quindi è un tutt'uno un po' la nostra mente, le nostre capacità decisionali e ciò che abbiamo portato, l'abbiamo fatto noi naturalmente, ma ciò che abbiamo portato al di fuori della mente. Certo. Quindi questi sono i vantaggi evidenti che ha l'utilizzo di tecnologie digitali innovative per quanto riguarda appunto la nostra vita quotidiana. Però immagino che le neuroscienze e la psicobiologia mettano anche in evidenza quelli che possono essere i rischi di questa svolta nel nostro percepire l'esterno, la realtà. Sì, senza dubbio, anzitutto bisogna tenere presente che c'è un'età per essere concreti e un'età per essere virtuali, nel senso che un bambino deve passare attraverso delle esperienze motorie, concrete, e poi va verso un mondo che è più astratto e più virtuale. Un bambino pronuncia le prime parole che si riferiscono ad oggetti, non a criteri astratti tipo democrazia o libertà, insomma queste cose non appartengono al suo mondo. Quindi attraverso queste esperienze poi può passare man mano all'astrazione e anche alla rappresentazione virtuale. Però l'esperienza diretta è sempre importante, non dobbiamo dimenticare che noi esseri umani in generale siamo fortemente legati a ciò che vediamo e a ciò che facciamo, quindi alla concretezza e ci lasciamo convincere a volte quando vediamo concretamente degli atti che puntano, diciamo, a quelli che possono essere i prodotti dell'azione di qualcuno, dal politico al Certo. pianificatore urbano, insomma, quindi il modellino, l'oggetto, la firma di un contratto e così via ci possono convincere più di quanto non avverrebbe a livello astratto. Le criticità. Sì, l'altro aspetto è legato al fatto che ci sono dei tempi, ad esempio, che vanno rispettati. La nostra mente ha dei suoi ritmi e molto spesso i ritmi delle tecnologie sono più veloci. Naturalmente, quanto più si è giovani, tanto più si tende ad adeguarsi a questi ritmi. Un bambino che fa un videogioco batte un tardo adolescente come velocità di tempi di reazione. Però questo spesso ci porta all'idea che noi siamo ottotipotenti e che possiamo operare a livello di multitasking, cioè fare vari compiti in simultaneo. Questo è in gran parte un errore. Sì. È Insomma, noi possiamo una falsa fare, sì, credenza una quella di falsa molti. credenza, che rientra un po' in un'immagine Sì. dell'uomo e della società un po' criticabile, insomma. Certamente possiamo fare un paio di cose o tre cose in simultaneo. Per esempio, posso rispondere al telefono, intanto guardare sul computer che cosa succede della mia mail, oppure guardare le notizie, però con un calo di attenzione notevole. A volte uno se ne rende conto e dice: scusa, come avevi detto? Oppure resta confuso da una Certo. mail che può interessarlo più di quanto non ascolti al microfono. Ci sono moltissime ricerche, tra cui una massiccia svolta dall'esercito degli Stati Uniti, quindi ben motivata dal fatto di potenziare al massimo il multitasking, arriva a conclusioni molto negative. Nel suo libro del 2009, intitolato Il lato oscuro della mente, lei pone l'attenzione su tutto quello che è, diciamo così, il lato oscuro del nostro comportamento, lato oscuro inteso come automatismi, e non consapevolezza fondamentalmente di quello che stiamo operando. Questo può essere in qualche modo, legato o slegato con l'utilizzo delle nuove tecnologie?
Ma sì, è un lato scuro in quanto non è trasparente a noi stessi. Molte delle nostre attività avvengono nostro malgrado, a partire dai riflessi, a partire dal fatto, non so, che la Respirazione. nostra pupilla si dilata o si Sì. restringe a seconda della luminosità. Noi non lo sappiamo questo, però ci è utile. E così molto spesso noi, non so, cerchiamo di ricordarci qualche cosa, non riusciamo a ricordarcene, e poi il nostro cervello continua a lavorare e emerge il nome di quella persona che stentavamo appunto a ricordare. Ci sono tutta una serie di attività, insomma, che si verificano in quanto il cervello non riposa mai, contrariamente a quanto si crede, è un luogo comune che il cervello possa riposare. In realtà è sempre un'attività sostenuta, utile per memorizzare le esperienze, utile per scartare esperienze che non sono rilevanti e così via. Quindi questo aspetto è importante. In qualche modo deve farci comprendere che molte rielaborazioni ed elaborazioni della realtà avvengono in maniera inconsapevole. Senza dubbio fanno parte di noi, fanno parte del nostro stile cognitivo, del nostro modo di pensare, delle nostre esperienze, però il cervello è una macchina che insomma macina dati e li rielabora assortendoli, categorizzandoli, sistematizzandoli e così via. E tutto questo è compatibile con l'uso non tanto di tecnologie quanto di modi di utilizzare le tecnologie. Sto pensando ad esempio ai motori di ricerca, all'immagazzinamento di quantità enormi di dati che ovviamente una singola persona non riuscirebbe a poter accumulare, e quindi può utilizzare questi strumenti, questi magazzini, Database, sì, questi certo. database, fondamentalmente però delegando a una macchina dei processi che fino a ieri erano compiuti da noi, ad esempio sfogliare un'enciclopedia. Questo può essere un comportamento che nel lungo periodo ci può portare delle criticità. Ma può portare delle criticità, porta anche dei vantaggi naturalmente, perché in un Certo. momento io posso sapere, non so, qual è stato il regista di un film di cui mi ricordo solo il titolo, quando è stato fatto, oppure andare sempre più approfonditamente in alcuni settori anche professionali che mi riguardano e che ci riguardano. Questo è un aspetto positivo. Sempre c'è bisogno dell'occhio critico dell'essere umano, nel senso che soprattutto nei settori che sono più interni al nostro sapere ci rendiamo conto che cosa prendere, che cosa scartare. Allora, in altri settori probabilmente noi non possiamo, c'è la disponibilità dei dati, ma la valutazione dei dati e la loro affidabilità richiede sempre una qualche capacità critica. Ecco, per un ragazzino questo è un percorso che va costruito, insomma, questo senso di onnipotenza che deriva da un enorme database praticamente infinito, in realtà deve essere contrabilanciato dalla capacità di navigare in modo critico nella rete. Che cosa ci possiamo aspettare in conclusione dagli studi, attuali, proiettati appunto nel futuro? Ma penso che senza dubbio saremo sempre più interconnessi, con pregi e limiti, insomma, c'è anche un tempo per staccare ed essere non connessi e connetterci con noi stessi, altrimenti il rischio è un po' questo, insomma, essere proiettati solo verso l'esterno e prestare meno attenzione ai nostri sentimenti, ai nostri desideri, così, alle nostre emozioni. Questo è un aspetto che va valutato, insomma, bisogna arrivare ad un bilancio tra connessi con l'esterno, connessi con l'interno, con noi stessi. Ora, può sembrare qualcosa di artificioso questa separazione, però in realtà, insomma, molti esempi di burnout, di persone che sono sempre connesse, che poi ad un certo punto non trovano la rotta quando si disconnettono, è un caso frequente. In misura minore, come quando noi andiamo in vacanza, ci rilassiamo, poi dopo un po' di tempo ritorniamo al lavoro, stentiamo di nuovo a riprendere quei ritmi e viceversa, stentiamo anche quando smettiamo di lavorare a riadattarci ai ritmi lenti della natura, della campagna, del mare e così via. Questo è dovuto alla plasticità cerebrale, cioè al fatto che il cervello si adatta a situazioni precise e puntuali. Sì, il cervello ha una grande capacità di adattamento con dei tempi però che sono i tempi della naturalità cerebrale, insomma, più di tanto noi non possiamo Certo. forzarlo. Certo,
Possiamo vivere anche in tempi molto veloci, seguire le richieste delle tecnologie, però c'è sempre un piccolo scotto da pagare, come se non voglio sembrare, insomma, punitivo. Bisogna tenere presente questo fatto, insomma, che noi abbiamo i nostri tempi, le tecnologie ne hanno degli altri, e una tecnologia a misura d'uomo, diciamo, deve tenere presente questo fatto, adattarsi ai nostri tempi, non noi ai tempi delle Certo, tecnologie. quindi anche lei immagino che concordi con quelle aspettative di una maggiore armonizzazione tra la velocità della tecnologia e la cultura, che invece è molto più vicina al nostro essere. Sì, senza dubbio. Spesso le tecnologie ci pongono dei problemi quando sono già presenti, in tutti i settori, anche quelle biomediche, pongono dei problemi, ad esempio, di etica quando già sono presenti. Ecco, spesso stentiamo a seguire il passo, a prendere delle decisioni se convenga o meno intraprendere una data strada quando quella strada già c'è. L'esistenza di quella strada può convincere molti che quella strada debba necessariamente essere praticabile. A volte è giusto questo tipo di possibilità, a volte sbagliato, però ecco, si resta allora, molti restano, c'è un nuovo farmaco, faccio per dire, insomma, che non è stato abbastanza esplorato. L'esistenza di quel farmaco induce molti a ritenere che per forza bisogna adottarlo, usarlo, eccetera. Quindi questo, come tanti altri, insomma, è un esempio di una dissociazione tra i tempi della nostra quasi mente, insomma, della nostra capacità di procedere, di analizzare, e il numero di dati e di oggetti che sfornano le nuove tecnologie. Quindi da questo dipende anche la nostra libertà, quindi anche tutto quello che è la democrazia all'interno di un mondo iperconnesso e forse un po' troppo dirigista dall'alto. Sì, quello, ma ritorniamo all'argomento della concretezza, insomma, essere concreti e fare è una grande forma di, come dire, una grande maestra di libertà, anche perché se uno fa si rende conto che può modificare la realtà già dall'infanzia. Se ritiene di poter modificare la realtà, ritiene anche di poter avere un ruolo nella politica più in generale, insomma, non di essere un oggetto passivo, ma di poter essere anche un soggetto. So che è difficile. Certo. La capacità di fare si pensa che gli altri possano fare, non noi stessi. Io la ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro, professor Oliverio. Grazie a lei. Grazie.